Domenica 26 febbraio, sesta e ultima prova degli internazionali d'Italia EICMA Super Mare Cross 2023. Siamo sempre sulla spiaggia di Maccarese a Fiumicino, dove già ieri si era corsa la quinta prova sotto la regia del Motoclub Milani. Secondo le previsioni meteo c'è da attendersi una giornata da lupi con tanta pioggia e freddo che metterebbero addirittura a rischio lo svolgimento delle gare. Invece piove in tutto il centro Italia tranne che a Maccarese, dove il programma scorre senza nessun problema. L'ennesima dimostrazione che annullare le gare in anticipo e solo sulla scorta delle previsioni meteo non è quasi mai una scelta vincente. L'unica conseguenza del maltempo è il mare grosso che a un certo punto della giornata entra in maniera prepotente dentro la pista, costringendo a modificare leggermente il tratto più a ridosso della battigia, ma alla fine niente di più, quindi tutte le manche si svolgono regolarmente. La Pro MX1 MX2, tabella oro per Matteo Del Coco, che ha già vinto il titolo ieri, ma alla prima curva è Dal Bosco a infilarsi in testa. Neanche un giro però e Del Coco torna al comando. Dal Bosco secondo, poi De Nicola, Corti leader della MX2, Aricò, Meneghello e Riolo. Pietro Razzini è in fondo al gruppo e mentre rimonta è costretto al ritiro per un problema meccanico. Le sue speranze di vincere il titolo della MX2 svaniscono qui. Intanto Del Coco allunga per l'ennesima volta. Mirko Dal Bosco regge bene al secondo posto con Jimmy De Nicola che è terzo e primo per quanto riguarda la 302 tempi. Oggi manca il suo rivale Gabriele Oteri, fermo per un guasto alla moto. Terzetto compatto per la leadership della MX2 con Corti tallonato da Aricò e Meneghello. De Nicola passa al secondo posto adesso, mentre dietro di lui succede un po' di tutto. Mirko Dal Bosco è terzo, mentre Lorenzo Corti è caduto e ha perso posizioni. Così in testa alla MX2 adesso c'è Giovanni Meneghello col numero 247, seguito dal numero 7, il calabrese Eros Aricò. Lorenzo Corti è terzo per quanto riguarda la MX2, lo vediamo con la tabella rossa. Gli è uscita la spalla nella caduta ma l'ha rimessa a posto da solo ed è ripartito. All'ultimo giro Del Coco raggiunge De Nicola per il doppiaggio, cosa che succede proprio sotto la bandiera a scacchi con De Nicola che rallenta per fare un giro in meno. Giovanni Meneghello invece vince questa manche della MX2 davanti ad Aricò e Corti, che però diventa campione matematicamente grazie a questo piazzamento. Seconda manche, una delle gare più pazze dell'anno. La All Shot se la prende Jimmy De Nicola che per un giro riesce a resistere a Matteo Del Coco, mentre al terzo posto c'è di nuovo Mirko Dal Bosco, quindi terzetto del team Pardi nelle prime tre posizioni. Il sorpasso di Del Coco è sicuro come una preghiera in chiesa e infatti non passa molto prima che il dominatore di questo Supercross ritorni davanti a tutti. Per la MX2 c'è di nuovo Bagarre, Corti è in testa ma Zangari lo supera con una grande manovra sulle wave. Subito dopo c'è Pietro Razzini in rimonta dopo una cattiva partenza, mentre la Husqvarna di Corti si ammutolisce subito dopo il traguardo e il neocampione è costretto al ritiro. Per sua fortuna però il titolo è già al sicuro. Intanto Jimmy De Nicola resiste al secondo posto come in gara 1, ma dietro di lui stavolta sta arrivando Pietro Razzini, che ora è primo per quanto riguarda la MX2. Per la seconda posizione della classe minore è lotta totale con Riolo, Zangari e Meneghello, che però incredibilmente, eccolo qui inquadrato, rimane senza benzina. Risulterà comunque classificato ma perdendo molte posizioni. Il gesto di Meneghello è eloquente, apre il serbatoio e vede che non c'è più benzina per la sua GasGas 250. A due giri dalla fine intanto Del Coco ancora una volta completa il doppiaggio di tutti gli avversari superando Razzini, che nel frattempo si era portato al secondo posto. Mirko Dal Bosco invece rimonta dopo una caduta e proprio nel finale strappa la terza posizione della MX1 ad Alfredo Memoli. Al traguardo Del Coco, ancora primo, non rallenta nemmeno dopo la bandiera a scacchi. Razzini è secondo e vince la manche della MX2, mentre Zangari e Riolo si giocano in volata il secondo posto della MX2 che va al pilota Seven Motorsport per pochi metri. La supercampione è decisiva per assegnare la vittoria sia della MX2 che della 125, ma non della MX1, visto che lì c'è Matteo Del Coco,
che chiude ogni discorso già dalla prima curva. Con la tabella oro e la maglia celebrativa, Del Coco vuole chiudere in bellezza il Super Mario Cross 2023 con un'altra cavalcata solitaria. Al secondo posto c'è Dal Bosco, poi Zanos, De Nicola e Pulvirenti. Meneghello e Aricò sono a pari punti in testa alla MX2, quindi chi arriva davanti in questa manche vince la giornata. Per il momento ha la meglio Meneghello, ma Aricò è subito dietro. Intanto sia De Nicola che Pulvirenti hanno superato Zanos, e mentre Aricò è riuscito a passare davanti a Meneghello, risultato che, come detto, gli attribuirebbe la vittoria di giornata della MX2. Pulvirenti è passato secondo, ma si sta avvicinando dalle retrovie Pietro Razzini, che pur essendo nuovamente doppiato da Del Coco conquista comunque la seconda posizione con una buona rimonta anche in questa gara finale del campionato. Un'impennata in bello stile e Matteo Del Coco mette fine al Super Mario Cross 2023. Sul podio riceve la tabella oro affiancato da De Nicola e Dal Bosco. Vittoria e tabella anche per Jimmy De Nicola, che in questa giornata conclusiva della 300 precede Luca Minali e Palumbo, mentre nella MX2 vince Aricò, Meneghello secondo e Zangari terzo, ma la tabella oro va a Lorenzo Corti. Sì, dai, avevo un buon gap di vantaggio, fino a ieri è stato tutto perfetto, oggi nella prima manche già potevo vincere e così è stato, però nella prima manche stavo spingendo forte. Una piccola caduta mi ha procurato pure una lussazione della spalla, però sono riuscito a rimetterla dentro e finire lo stesso la manche e prendermi il titolo già dalla prima manche. Poi la seconda manche una buona partenza, poi al terzo giro si è fermata la moto, però avevamo già il titolo in tasca e oggi è una giornata no, però siamo contenti, siamo riusciti a portare a casa questo titolo e adesso continuiamo col proseguimento della stagione. Senti, il tuo giudizio su questo Super Mario Cross, credo è il primo anno che lo fai tutto, no? Sì, per me è il primo anno che ho fatto questo Super Mario Cross, però è un buon allenamento sulla sabbia, le piste sono belle toste, poi il livello non è neanche molto basso e è un buon allenamento per poi continuare la stagione. La 125, prima manche con Simone D'Agata che spunta bene ma allarga alla prima curva e lascia spazio a Pulvirenti, mentre Andrea Roberti guarda i suoi colleghi a bordo pista con la moto ferma già dal giro di ricognizione. Alfio Pulvirenti in fuga, come ieri e come in molte altre gare di questo Super Mario Cross. Al secondo posto nel frattempo si è portato Noel Zanos, mentre terzo è Davide Brandini, che ha avuto la meglio su Simone D'Agata e quindi si prende il terzo gradino del podio col numero 146. La gara non regala grosse emozioni, a differenza di tutte le altre di questa stagione della 125. Pulvirenti resta solo al comando con buon vantaggio su Zanos e al traguardo, vincendo questa manche, è matematicamente sicuro del titolo, il secondo consecutivo nel Super Mario Cross 125. Gara 2, Zanos non ha più speranze per il titolo, ma vuole almeno vincere l'ultima battaglia e parte con grande decisione. Per la prima volta i ruoli sono invertiti, è l'ungherese a fare l'andatura, a fare la lepre, mentre Pulvirenti deve recuperare. Il siciliano indossa una maglia celebrativa per il titolo appena vinto, ma non ci sta a farsi battere e si incolla a Zanos perché vuole concludere in bellezza questo campionato, come detto, che si è già assicurato. Al terzo posto c'è di nuovo Davide Brandini, oggi in grande forma, poi D'Agata, il cileno Paine che si appoggia a terra e lascia strada a Andrea Roberti. Brandini e D'Agata a stretto contatto, col toscano che però fa buona guardia e non si fa sorprendere dal pilota siciliano. Stessa cosa che fa Zanos, ancora primo, con Pulvirenti che cerca da tutte le parti uno spiraglio per passare. L'ungherese Di Pardi si difende fino all'arrivo e pareggia i conti con Pulvirenti, così è decisivo il miglior risultato nella Super Campione, che premia Pulvirenti sul podio davanti a Zanos e Brandini. Complimenti ragazzi! Sì, dopo tanti sacrifici è giusto che arrivano pure magari i risultati, quindi i risultati sì. E sono felicissimo perché è partito tutto da sabato con un weekend perfetto. Due manche su due vinte, oggi una manche uno e una manche un altro, però a fine supercampionato sono riuscito ad arrivare davanti a Noel e a vincere il Mario Cross e quindi un altro campionato italiano portato a casa. Bene, quindi adesso la stagione prosegue con? Adesso iniziamo l'italiano ai primi di marzo e subito dopo ci sarà l'europeo la prima in Svizzera e si vedrà tutto da lì. Bene, complimenti Alfio.
titolo 125 del Super Mario Cross. Grazie, ci vediamo in pista. Grazie mille, ciao a tutti. Mini Cross, prima manche, Luca Colonnelli spunta meglio di tutti, poi però si pianta leggermente e favorisce il sorpasso di Nicolò Alvisi. Il bolognese, che è fresco del titolo già vinto ieri, forse però non è concentrato al 100% e cade, lasciando passare di nuovo Colonnelli. Terza posizione per Samuele Piredda, il numero 28, abbonato ormai al terzo posto in questa stagione. Alvisi cade di nuovo e adesso Colonnelli ha un vantaggio importante. Il laziale può davvero vincere la sua prima manche stagionale al Super Mare Cross, ma Alvisi non è dello stesso avviso. Resetta tutto, inizia a spingere fortissimo e all'ultimo giro supera Colonnelli, andandosi a prendere la bandiera a scacchi per primo anche in questa gara. Seconda manche, ancora Alvisi e Colonnelli davanti a tutti alla prima curva. Stavolta però Alvisi non fa regali a nessuno, si porta al comando e imposta un ritmo che gli consente di allungare con grande vantaggio su tutti gli inseguitori, anche perché Colonnelli è lui questa volta a finire a terra, ma è bravo però a recuperare e salvare se non altro la seconda posizione. Per il terzo posto duellano Peter Varga, numero 80, e Samuele Piredda. Varga che nel finale cade e Piredda può riprendersi l'ultimo gradino del podio. Podio di giornata, mentre vediamo l'arrivo di Alvisi, e di campionato, giornata e campionato che è sempre lo stesso. Alvisi primo e campione, secondo Colonnelli e terzo Piredda. Premiazione di giornata junior per Amali davanti a Frappa e Ferraro. Nella AMA cilindrate accorpate in questo round finale, con il vincitore della MX1 di ieri, Andrea Winkler, che cade alla prima curva. Lo vediamo col numero 502, un numero scritto in maniera anche un po' bizzarra sulla sua tuta, e comunque cade e deve ripartire dal fondo del gruppo. In testa si porta Antonino Sardisco, già campione da ieri della MX2, e poi c'è Luciano Blanchi, primo della MX1. Giuseppe Cicciarella, numero 313, precede la tabella rossa della MX1, Andrea Picariello, a cui basta controllare la situazione per vincere il titolo già al termine di questa manche. Da dietro però risale Winkler, che arriva fino a Simone Gonnelli, che abbiamo visto passare proprio adesso con la maglia barda al terzo assoluto, e lo supera. La vittoria di manche quindi va a Sardisco, con Blanchi che è secondo ed è il vincitore della MX1, con Andrea Winkler che termina terzo assoluto e secondo della MX1, mentre Picariello, terzo in questa manche della MX1, si assicura il titolo. Seconda manche con in palio solo le vittorie di giornata ed è Winkler a scattare davanti insieme a Blanchi, mentre Gonnelli ruzzola a terra a centrogruppo e riparte a tardatissimo. Luciano Blanchi prova a scappare, Winkler però lo tallona e si lancia con coraggio sulle gobbe, fresco della sua esperienza alla Dakar. I due iniziano un bel duello che si conclude solo quando si toccano, con Blanchi che ha la peggio e cade. Winkler quindi resta solo in testa, però sarà penalizzato per aver superato con le bandiere gialle e perderà 10 posizioni. Al secondo posto, provvisorio in considerazione della penalizzazione di Winkler, c'è Sardisco, primo ancora della MX2. Blanchi invece è terzo, secondo della MX1, ma come detto gli verrà assegnata la vittoria a fine gara. Intanto comunque Winkler prende la bandiera a scacchi, poi sul podio, come detto, la classifica di giornata vedrà invece Blanchi primo, secondo il neocampione Picariello e terzo proprio Andy Winkler. Nella MX2 vince ancora Sardisco davanti a Gonnelli e Amato Cattolico. Stesso podio di campionato. Nuovo premio anche per Emanuela Talucci e Alida Parla, le due ragazze in pista che ricevono una coppa dal Motoclub Milani. Sì, infatti ho fatto, dopo la gara di Venezia, ho gestito la gara della Sicilia e questa di Roma. Mi sono molto divertito, è stata un'esperienza bellissima. Volevo ringraziare il mio team manager Michele Pirro, che mi ha permesso tutto questo, e la mia famiglia. Bene, la tua stagione proseguirà con? L'italiano Rider. Ok, allora ci vediamo in pista anche lì. Grazie e complimenti Andrea. Grazie, ciao. Ultime partenze anche per il Supermare Quad Cross. Grande start in gara 1 di Nicolò Roagna, che spera ancora nel titolo della QX1.
Il numero 152 al termine del primo giro precede Taricco, poi Mastronardi e il capoclassifica, il tedesco Cappuccio, che è partito male. Cade invece il leader della Sport, Lorenzo Bortolozzo, che sarà costretto al ritiro per una ruota stallonata dopo il cappottone. Per lui invece, per fortuna, nessuna conseguenza fisica. E così comunque con questo ritiro è Eddie Ghizzo, che qui vediamo precedere Michele Monti, a passare in testa nella classifica della Sport. La rimonta di Miro Cappuccio è decisa. Dopo aver superato Mastronardi e Taricco, il tedesco si lancia all'assalto di Roagna e proprio all'ultimo giro riesce nel sorpasso alla bandiera a scacchi, quindi Cappuccio ancora primo continua la sua marcia a punteggio pieno. Gara 2, Roagna e Cappuccio ancora davanti, ma dopo un giro i due cadono, probabilmente per un contatto, e ad avere la peggio è Roagna, che esce infortunato. Cappuccio invece impiega qualche minuto per riprendersi, ma poi torna in pista e conclude la gara. In testa intanto c'è Simone Mastronardi davanti a Lorenzo Taricco, mentre Bortolozzo è il leader della Sport, ma a Eddie Ghizzo basta concludere alle sue spalle questa manche per assicurarsi il titolo. Si arriva così senza altri colpi di scena alla bandiera a scacchi. Simone Mastronardi, parziale consolazione, vince l'ultima manche della stagione del Super Mario Quad Cross, ma l'assoluta va a Cappuccio davanti proprio a Mastronardi e Taricco. In campionato Cappuccio è primo, secondo l'infortunato Roagna e terzo Taricco. Nella Sport invece Eddie Ghizzo vince il titolo davanti a Bortolozzo e Michele Marco Monti. Miro Cappuccio, il tedesco, dice che è andata molto bene a Rosolina Mare, anche la prima giornata qui a Roma, poi nella seconda giornata un po' di sfortuna, però è contento di aver vinto il titolo. Sui suoi programmi dice che farà forse una o due gare del campionato italiano, poi il campionato tedesco e altre gare. Si chiude così con i campioni e l'ultima festa del podio l'edizione 2023 degli Internazionali d'Italia ECMA Super Mare Cross, un'edizione memorabile, il miglior modo possibile di aprire la lunga stagione di gare di FX Action Group, che ora proseguirà col motocross tradizionale e la supermoto.